Qua ragazzi siamo nella linea trasporto merci. Vedete, noi possiamo avere due soluzioni per trasportare le merci, dove questa è stata completata quest'anno, l'anno scorso non c'era. Vedete, c'è un nastro trasportatore che cammina su questa linea. Qua vedete, fa la... E abbiamo poi sotto un unicar, diciamo, che in pratica c'ha un sistema di apertura, si riempie, vedete, in movimento, si riempie, e questo è un sistema di trasporto minerale. Mentre vediamo la parte di sopra, che c'è un nastro trasportatore che in pratica riesce a trasportare il minerale da un punto all'altro. Guardate ragazzi, questo è il miglior sistema per trasportare i minerali, e la Russia possiamo dire che ha bisogno di questa tecnologia, infatti forse sarà implementata già molto presto, perché la Russia ha tanti è produttore di tanti minerali che servono nel mondo, quindi questa è una tecnologia che la Russia la sposerà molto presto. Ma anche paesi come il Perù potrebbe beneficiare di questa tecnologia, perché il Perù ha anche tanto oro, tanti minerali, e quindi Claudio Zolla non solo sul trasporto della nuova Lima è interessato a questa tecnologia, ma anche sul trasporto cargo, perché lui mira a diventare il presidente del Perù, quindi vorrà non solo risolvere i problemi della mobilità, ma anche i problemi che riguardano estrazione di materiali e tutto quanto. Quindi questa delegazione sta valutando anche quest'idea del trasporto merci. Ok, grazie, ci sentiamo al prossimo video.